Questo Corona Lesson Webinar, eh, per un supporto appunto ai colleghi e agli insegnanti interessati. In questa lezione, in questo incontro ci occupiamo di piattaforma lezione e strumenti personali. Eh, partiamo da um, questioni che normalmente sono poste. Eh, la prima questione da affrontare è il rapporto che esiste tra l'insegnante e Classroom, cioè il suo eh, ID Google. Classroom fa parte della famiglia di prodotti G Suite for Education, che comprende anche Google Drive, cioè il luogo dove noi stocchiamo i materiali, documenti, una specie di Word molto valido eh, per scrivere, e fogli che è un eh, foglio di calcolo eh, come Excel, presentazioni, quindi per creare slide, e tutta un'altra serie di, di strumenti. La prima questione è che questi strumenti sono a disposizione di qualsiasi persona abbia un account Google. Voi avete una Gmail, voi entrate nel vostro sistema Google, non c'è bisogno di attivare eh, Classroom, non c'è bisogno di utilizzare questa applicazione e alla voce Drive voi potete utilizzare invece tutti gli strumenti di produttività personale. Chiarito questo, la domanda è, ma un docente può aprire una Classroom semplicemente con il suo ID Google Gmail? Ma certo che lo può fare. Lo può fare perché, come vi dicevo prima, voi avete un ID e quindi avete accesso alle funzionalità che Google offre. Ma questo significa dispersione per gli studenti, mancanza di controllo sulla privacy, funzionalità che non sono attive per tutti, perché possono essere attivate solo dall'organizzazione scolastica. Allora dobbiamo fare una distinzione. La distinzione è abbiamo una piattaforma che è gestita dall'istituzione scolastica. Abbiamo invece diverse piattaforme che sono gestite dai singoli insegnanti. Vediamo questo primo caso, quindi, Classroom e la G Suite for Edu della scuola. Siamo nella situazione in cui è la scuola ad aver aderito al programma G Suite for Education, come per esempio la nostra. In questo caso, gli insegnanti creano il proprio corso, cioè in fin dei conti il corso della propria disciplina, con la loro. E-mail uh, istituzionale, e invitano gli studenti a partecipare con la loro mail istituzionale che viene fornita dalla scuola. Cioè, siamo tutti all'interno di un'organizzazione. L'identità della nostra partecipazione all'interno di questa organizzazione è definita dalla mail che la scuola ci ha fornito perché, perché questa mail è stata uh, creata con gli strumenti della G Suite for Education. Questo vale sia per gli insegnanti che per gli studenti. Normalmente, che cosa succede? Che questa mail è il nome, punto, cognome, chiocciola, il nome della scuola. Questo è quello che noi abbiamo come insegnanti. Gli studenti avranno la stessa cosa. Quindi, nel momento in cui il docente entra nel suo sistema Google con la sua mail istituzionale, quindi non con un'altra, con la sua mail istituzionale, attiva l'applicazione classroom che trova. Nella, nella sua famosa dashboard iniziale, eh, può creare il corso. Nel momento in cui crea il corso avviserà la scuola, cioè l'amministratore eh, del sistema che ha creato questo corso e quindi questo corso, a questo corso verranno associati gli studenti attraverso la creazione di una mail specifica per ciascuno di loro e quindi l'insegnante potrà invitare questi studenti a al corso una volta che loro avranno la eh, mail la loro mail questa procedura normalmente è una procedura che eh, viene stabilita a livello istituzionale con delle informazioni che vengono erogate gli insegnanti le seguono è molto semplice nel giro di pochissimo tempo può essere attivata in questo caso cioè nel caso della creazione di un corso istituzionale in questo quadro tutto avviene all'interno dell'organizzazione scolastica e quindi nel rispetto dei protocolli della privacy, con la possibilità di attivare molte applicazioni, opportunità correlate che altrimenti il singolo insegnante con il suo account Google non avrebbe perché ci sono una serie di funzionalità che invece, eh, di cui invece la scuola può disporre. Altre piattaforme. La domanda è... È possibile utilizzare altre piattaforme? Sì, certo, ci sono altre piattaforme, ovviamente sì, ma bisogna capire che al di là della scelta, quello che è importante è che la scuola abbia una piattaforma istituzionale non solo per le questioni di organizzazione privacy opportunità che abbiamo visto prima, ma anche per evitare che gli studenti siano coinvolti in un caos di comunicazione generalizzato che deriva dalle molte scelte individuali. E ehm, apriamo una parentesi. Tra le varie piattaforme ci sono ovviamente delle piattaforme molto sofisticate che sono nate ben prima. Della G Suite for Education e che sono molto diffuse a livello internazionale nel mondo eh, education, quindi nelle università e nelle scuole, come per esempio Moodle e Docevo. Queste piattaforme offrono in particolare eh, la possibilità di eh, utilizzare le specifiche SCORM. Non mi sto a dilungare, ma queste specifiche permettono di creare dei learning object e i learning object consentono al docente di controllare in modo molto preciso tutta la procedura di apprendimento da parte del docente. Certo, l'ideale sarebbe poter disporre di queste piattaforme, ma è anche complesso installarle, gestirle, eccetera, quindi le lasciamo alle organizzazioni che sono realmente in grado di utilizzarle. Piattaforma e strumenti personali. Qual è il rapporto tra la piattaforma istituzionale e gli strumenti personali di produttività. Cioè, l'insegnante si chiede "Va bene, ma se io entro dentro una piattaforma, poi sono costretto a utilizzare gli strumenti che questa piattaforma mi offre? Perché? Perché io eh, non so, utilizzo questa applicazione, quest'altra cosa, una web app, ehm, eh, faccio a mano svolgo delle cose, faccio dei filmati e così via. Come posso gestire eh, questa attività? Calma e gesso. Perché la piattaforma istituzionale è uno strumento che serve per comunicare e per organizzare, prima di tutto. Quindi è un livello eh, omogeneo, è una struttura omogenea, come se fosse un edificio scolastico. Io entro in questo edificio, ho la lavagna, ho la classe, ho eh, i servizi igienici, eccetera. Quello che mi serve per poter insegnare. La stessa cosa avviene con una piattaforma. Alcune piattaforme hanno al loro interno degli strumenti di produttività personale, cioè per scrivere, creare slide, filmati, eh, interloquire con gli studenti. Alcune hanno questi strumenti, altre non ne hanno, alcune hanno alcuni di questi strumenti diversi e così via. La G Suite for Education ha quegli strumenti di cui vi parlavo prima, tra i quali si aggiunge per esempio Hangout, che consente di. Eh, creare un rapporto diretto con gli allievi attraverso una web conference, quindi per esempio lezioni ma anche verifiche orali. Quindi la piattaforma è, è questo sistema di organizzazione che consente all'insegnante di svolgere un'attività per un lungo periodo in modo omogeneo e omogeneo ai suoi colleghi. Poi può decidere se usare gli strumenti di produttività personale che la data piattaforma potrebbe fornire. Altra questione, invece, sono gli strumenti personali che l'insegnante utilizza, è abituato a utilizzare, pensiamo al più semplice Word e PowerPoint, ma possono esserci per esempio, degli strumenti come eh, Book Widget, come tanti altri, Think Link, eccetera, che l'insegnante può eh, utilizzare da tanto tempo, li conosce molto bene, ha preparato una serie di cose per i suoi studenti e continua a farlo. Lo può fare, ma certo che lo può fare, perché questi sono strumenti che servono per eh, sostenere la creatività dell'insegnante, dei e suoi allievi eh, forniscono ispirazione, eh, quindi servono proprio per, anche per l'innovazione, quindi per trovare eh, nuove modalità, nuove, eh, nuove procedure didattiche. E questo fa parte del bagaglio dell'insegnante stesso, che tra l'altro è un bagaglio che cambia sempre. Naturalmente, tutto questo dà luogo a che cosa? Da luogo a dei prodotti. Questi prodotti possono essere eh, pubblicati all'interno di canali cloud, per esempio, oppure possono essere proprio degli oggetti. In ogni caso, quello che l'insegnante crea e i suoi studenti possono a loro volta creare con questi strumenti viene trasferito, oppure condiviso, oppure incorporato all'interno della piattaforma. Stavamo parlando di Classroom? Bene, abbiamo aperto un corso, perfetto. Si apre un compito e all'interno di questo compito ecco che si allega uno di, eh, di questi prodotti che abbiamo realizzato. E quindi non c'è un conflitto e viene mantenuta per l'insegnante tutta la libertà possibile per creare le sue lezioni. Adesso vediamo, eh, ritornando alla Google. Classroom, eh, vediamo qual è lo schema, diciamo semplice, basico, tipico di creazione di una lezione. Siamo all'interno, abbiamo creato il nostro corso che si chiamerà: non eh, lo so. Eh, laboratorio di eh, letteratura o quello che è, quindi il corso, il corso può avere al suo interno diversi argomenti. Quindi noi facciamo clic sul pulsante più, vedete quante opzioni abbiamo, ma andiamo subito ad argomento, creiamo l'argomento. L'argomento è qualche cosa, è l'unità didattica, eh, chiamatela come volete, il learning plan, eccetera, a secondo delle, di ciò che siete abituati a fare, ma comunque è ciò che viene sviluppato per un certo periodo di tempo creiamo l'argomento punto numero uno. L'argomento è una sorta di lezione, quindi comincia d'argomento, da poi popoli l'argomento con lezioni, compiti e risorse. Per lezione non intendo il fatto che si arriva, bla 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 si parla, si fa le lezioni. Per lezione io intendo una successione di eventi lungo una linea temporale che fanno sì che ci sia un momento iniziale di conclusione di questa lezione che è composto da video lezioni, lezioni, compiti, risorse, test, verifiche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi punto numero uno, si crea l'argomento. Punto numero due, aggiungi l'argomento, ritorniamo al livello precedente, inseriamo un compito. Puoi aggiungere materiali, per esempio, anche come video lezioni, pdf, documenti, eh, per esempio dispense. Eh, ah, perfino libri in formato pub eccetera. Vedete che avete, sotto titolo del compito, avete eh, questi due, eh, queste due aree. L'area aggiungi vi consente anche, per esempio, di prelevare da google drive cioè dal deposito dei materiali delle risorse che voi potreste avere collocato per esempio fotografie immagini mappe concettuali e così via potete anche linkare dei filmati di youtube se voi anche avete un vostro canale fantastico voi fate lezione eh, pubblicate le vostre lezioni su youtube e le linkate qui quindi abbiamo un'aggiunta aggiunta significa che noi ritorniamo a ciò che abbiamo detto prima cioè gli strumenti personali di lavoro che aggiungiamo al nostro compito. Eccolo qua. Poi abbiamo la sezione Crea, la vedete qua di fianco. Quindi Crea, Crea che cosa ci offre? Ci offre l'opportunità di usare quei famosi strumenti di produttività che sono all'interno della piattaforma, che la piattaforma ci offre, in questo caso la G Suite di Google ci offre la possibilità di scrivere documenti e questo è uno strumento importante, molto complesso, utile, eh, completo eh, come Word, per esempio di presentazione, qui siamo a livello di PowerPoint, eh, Keynote, cioè per creare delle presentazioni, fogli di calcolo, per disegnare moduli, moduli molto importanti su questo. Faremo un webinar specifico per la creazione di test, le modalità di creazione non solo tecniche ma proprio cognitive, restituzione del test, valutazione e così via. Molto importante, moduli. Eccolo qua, siamo al punto 3. Quindi in terzo luogo, dopo aver aggiunto delle risorse, puoi anche utilizzare se vuoi, perché questo punto è chiaramente facoltativo, puoi aggiungere risorse create direttamente con gli strumenti di Google. Nota. Prima di creare un compito, quindi prima di allegare, assegnare, eccetera, dovrai aver prodotto dei materiali da assegnare al compito stesso. È chiaro questo. Tu avrai progettato la tua lezione anche sul tuo quadernino o sul tuo diario e avrai detto, va bene, adesso scrivo questa cosa, preparo queste slide, creo questa mappa concettuale, faccio questo filmato, eccetera, eccetera. E poi a questo punto eh, puoi creare eh, il tuo compito. Punto numero 4. A questo punto stabilirai la data di inizio e scadenza del compito. Questo compito che all'interno dell'argomento durerà, non lo so, tre giorni. L'argomento durerà tre eh, settimane, questo compito durerà tre giorni, una settimana, quello che è. Tenete conto che siamo in una condizione di distanza e anche di emergenza. Come ho già detto in altre occasioni, lo studente si sente svincolato, si sente libero e noi lo dobbiamo invece riacchiappare. Per cui stabilire una data d'inizio e una data di conclusione, di consegna del lavoro, è di fondamentale importanza. Dal punto 4 passiamo al punto 5. A questo punto assegni il compito all'argomento che hai creato. È chiaro il giochetto? Voi create l'argomento, poi ritornate nella sezione. Di creazione compiti, fate le procedure per allegare le risorse e creare proprio il compito, e poi dite: va bene, ma questo compito che io ho creato a quale argomento appartiene? Ed è chiaro che gli argomenti li avete dovuti creare prima, potete anche crearli tutti prima se sapete già che cosa fare nei prossimi mesi, li create tutti e poi via via che create un compito, lo potete <coughs> scusate lo potete eh, assegnare a un determinato argomento. Penso che sia molto chiaro. Torniamo alla questione Strumenti personali per una didattica creativa. Quali sono questi strumenti personali? Qui io realizzerò una serie di webinar perché gli strumenti sono tanti e devono essere utilizzati, a mio parere, con un certo criterio. Il primo è Strumento che io vi propongo non è uno strumento a sé stante, ma un insieme di strumenti, un insieme di strumenti di eccezionale valore che è veramente a sostegno della creatività e della produttività del docente e che sono le applicazioni gratuite fornite dalla Adobe e che sono funzionanti sia per gli strumenti mobili, ecco in questo caso le avete, vedete, avete tutte le principali, quindi Tenete a mente questa fotografia e poi le andate a cercare. Queste, qui siamo, questa, questo screenshot è dell'iPad, quindi all'interno dell'iPad è creata una cartella che riporta le diverse le icone delle diverse applicazioni. E quindi vuol dire che prima di tutto queste applicazioni esistono e funzionano molto bene per iPad. Poi alcune di esse esistono anche per i sistemi Android, per esempio. Uh, Adobe Spark Post, che è un'applicazione straordinaria per creare dei poster, dei manifesti e che vi insegnerò a utilizzare per creare delle attività, dei, dei compiti veramente creativi interessantissimi, eh, esiste anche per eh, i sistemi Android e così altre applicazioni all'interno della piattaforma, come per esempio Adobe Scan, che è utilissima per... Potersi eh, far consegnare dagli studenti i loro quaderni di carta, i loro temi, eh, pensate, non so, a una simulazione di una prova di maturità, eccetera. Queste cose le ho spiegate anche altrove, ma ci ritorneremo anche con dei webinar specifici. Alcune di queste applicazioni si possono usare anche da browser con un Mac o un PC. Per esempio, queste tre applicazioni, Spark Post, Spark Video e Spark Page, sono utilizzabili anche da PC attraverso un browser, anche da Mac attraverso un browser, cioè in fin dei conti, uno, 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 lo strumento che voi utilizzate per navigare in internet. E è interessante il fatto che siano gratuite. Per usare queste applicazioni vi create. Un'idea adobe è molto semplice, ma ripeto, su questi argomenti della creatività dell'insegnante e di come può sostenere un rapporto creativo reciproco con i suoi studenti, su questo ritorneremo nelle prossime puntate. Per il momento è tutto. Eh, vi saluto e vi auguro buone cose <ride> per il futuro. Ciao.